amici, e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi volevo disegnare con voi le mie nuove copertine delle stories in evidenza. Volevo renderle un po' più chiare, c'era troppa roba, quindi vado a togliere un po' di cose, rifare le copertine delle cose che tengo e lo faremo insieme. Quindi vi lascio il video e ci vediamo dopo. Allora, come prima cosa volevo appunto selezionare le stories in evidenza da tenere e penso che terrò quello dello shop, la wishlist, che a cui cambierò nome, sfondi, che magari aggiorno e tolgo quelli un po' più vecchi, cibo a forza, e poi le stories riguardanti i libri. Allora, come prima cosa vado ad aprire la tela in formato stories che avevo già fatto, che è quella che uso sempre quando devo fare delle copertine o gli sfondi, e per tutti gli elementi che vado a inserire all'interno utilizzerò la palette che uso sempre nei disegni, così da avere un feed un po' più omogeneo. Quindi come sfondo della prima potremmo utilizzare ad esempio questo, che non mi dispiace, questo qui, che è carino, e andiamo a fare la copertina dello shop. Facciamo una bustina. Tutti i miei pacchettini arrivano in delle bustine, quindi perfetto. Ora abbiamo fatto la parte del disegno e possiamo andare a colorarlo. Però andiamo un attimo a rendere un pochino più sottili queste linee. Ok, e poi andiamo a fare qualche decorazione intorno, che faremo per tutte le copertine. La prima è fatta e questo lasciamo le decorazioni, che sarebbero queste qui, le lasciamo di base per tutti, quindi le togliamo, le mettiamo fuori dal gruppo. Ora passiamo all'altra copertina, che sarebbe gli sfondi, e in questo caso andiamo a fare semplicemente un iPhone. Prima andiamo a opacizzare il disegno e colorare. Magari in questo caso andiamo a spostarlo un pochino più al centro, così, e a rifinire un po' qua, che mi è scappato il pennello. Poi possiamo fare lo schermo. Potremmo fare con una cover, quindi facciamo un bordo esterno così marrone, in modo che vada a richiamare per bene tutto il feed,
e poi sotto facciamo una parte un po' più scura, che sarebbe quella che di solito c'è intorno allo schermo. Andiamo a metterlo sotto, voilà. Rifiniamo altri alcuni punti. Poi per darci un tocco finale possiamo andare a mettere un riflesso su tutto lo schermo, opacizziamo e voilà. Che cazzo? Ok, tragedia. Ed ecco qua. Anche se in realtà non mi convince tantissimo questo, se lo facessimo così. Meglio, meglio, perfetto. Questo qui sarà la copertina delle storie in evidenza sfondi. Per la parte cibo ho pensato di fare un cartoccio di latte, un po' kawaii, con sempre la ranocchietta sopra perché praticamente diventa la nostra mascotte. Ora, come prima, andiamo a opacizzare e colorare. Ok, adesso ho fatto la base e vado a creare un nuovo livello con l'opzione maschera di ritaglio. Maschera di ritaglio vuol dire che lui mi va a colorare solo le parti che coincidono con layer sotto, che sarebbe quello questo qua del cartoccio bianco. Che noi andiamo a fare adesso tutto verde. Così. Vedete che va a prendere solamente dove c'è il layer bianco sotto. E poi andrei sempre con la maschera di ritaglio e in questo caso moltiplica e utilizzando sempre lo stesso colore in modo tale che vada a farmi un colore molto simile ma un pochino più scuro. Vado a dare gli elementi di piega del cartoccio in modo tale che sembri veramente un cartoccio.
poi vado a ritoccare tutti gli elementi che un po' imprecisi che non mi piacciono. No, dai, tutti sposti. E questa è la copertina che utilizzeremo per le stories in evidenza cibo. No, mia, ascolta, no, non si può fare questa cosa. Andiamo invece a fare le linee per le stories in evidenza della sezione libri. Quindi anche in questo caso andiamo a fare prima il disegno di base. Andiamo ad inserire sempre la nostra micro ranocchietta. Ed ecco qua. Ora uniamo i due livelli e andiamo a dare il colore. Andiamo a fare l'ultimo, che sarebbe la copertina delle stories in evidenza della wishlist, che facciamo con una piccola giaretta con dentro una ranocchia. Adesso, come sempre, andiamo a dare il colore. In questo caso è un pochino più difficile perché dobbiamo giocare con le trasparenze per dare l'effetto della giara, ma adesso vediamo come fare. Thank you.
velocizziamo un pochino. Potrebbe essere la soluzione. E poi sopra ci diamo un po' di, bianco per fare l'effetto dell'ampolla. Qui diamo un po' di effetto acqua, sempre andando a utilizzare maschera di ritaglio e poi moltiplica. Che ritocco la ranocchietta ed ecco fatto anche l'ultimo. Quindi ricapitolando, abbiamo fatto copertina Stories in evidenza della wishlist, copertina Stories in evidenza dei libri, copertina Stories in evidenza del cibo, degli sfondi e dello shop online. Bene amici, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e vi sia piaciuto anche vedere mentre disegno, insomma, un po' il mio dice workflow, parola a caso in inglese. E vi invito ad andare a vedere sul mio profilo Instagram, che vi lascio qua sotto, il risultato finale, perché lo pubblicherò oggi quando esce il video. E niente, ricordatevi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video.